Marco, siamo qui con le ossa rotte, un po' tutti. Un epilogo di campionato che nessuno, nemmeno il più pessimista, avrebbe potuto immaginare. La Gavorrano capolista in due gare ha fatto un punto soltanto e la Massese non è riuscita a recuperargliene nemmeno uno. Siamo i primi ad essere dispiaciuti perché ci credevamo veramente. E, guarda, non so veramente che dirti perché la delusione è tantissima. C'ho veramente un magone allo stomaco incredibile per come sono andate le cose e per come sono stati i risultati del Gavorrano. E, col Come sì. ti spieghi la prestazione di oggi? Sembrava un'altra squadra, sembravano altri giocatori. Guarda, io veramente non riesco a trovare una. Hai avuto anche te la stessa impressione dalla Sì, porta? io vedendola tutte le partite comunque da lontano si vede bene che la squadra oggi non si è comportata come le partite precedenti. E come te lo spieghi? Non lo so, la squadra loro sono stati in difesa tutta la partita, si sono coperti bene, ripartivano in contropiede, un campo enorme, eravamo molto lontani, non riuscivamo a imporre il nostro gioco che nelle ultime partite invece ci aveva contraddistinto, a parte il primo tempo di Forte dei Marmi. Io veramente mi dispiace tanto, soprattutto per la società, per i tifosi, per i miei compagni, per il mister, che ci abbiamo messo veramente tutto l'impegno necessario. Purtroppo il calcio è così e niente, mi dispiace per tutto l'ambiente. Adesso mancano 3 partite, vediamo che noi ovviamente, essendo professionisti, continueremo ad allenarci bene, continueremo a affrontare le ultime 3 partite in maniera seria. E vedremo che cosa succederà. Speriamo che possano perdere le ultime 3 partite e noi rialzandoci di fare questo miracolo sportivo. Ora Vediamo. c'è anche la Savona avanti. Sì, adesso ci ha sorpassato anche il Savona. Non c'è niente da dire. Le ultime 2 partite dovevamo fare 6 punti, ne abbiamo fatti 0. Ed è normale che poi ti ritrovi terzo perché le altre squadre comunque hanno fatto punti, è normale che ti ritrovi dietro. Adesso noi ci mettiamo l'impegno come abbiamo sempre fatto, sperando che qualcosa cambi. Grazie.